Black Show per presentarvi questa quarta edizione del 2019. Questa è una carrellata, è un'illustrazione della location che per tutta questa sera e nella giornata di domani avrà luogo qui questa manifestazione che è al quarto anno. Vi faccio vedere un pochettino cosa ci circonda. Chi vi parla è Angelo Lugo Caliendo. Stiamo ancora attendendo altre persone che vengono. Primo pomeriggio questo qua. Ecco qui una panoramica per mostrarvi un pochettino di che cosa si tratta. Quindi una location stupenda all'aperto, anche se c'è una leggera pioggia, però accompagna al punto giusto. Allora vi ricordo, anzi vi volevo dire che siamo qui a Gallo Piano Scalo in Calabria, quindi nel sud della Calabria. Ci sarà la tappa dell'IMC, Italian Motorcycle Championship, gestita da Bikers Life e da tutti gli altri componenti della rivista. E niente, con me qui ho dei personaggi e delle persone. Lui è, diciamo che, l'esponente organizzatore della manifestazione. È Leonardo, dici qualcosa per quanto riguarda questa manifestazione? Niente, contentissimo perché ogni anno stiamo crescendo e ce ne mettiamo sempre tutto per fare un qualcosa di serio anche nel sud Italia, perché abbiamo le potenzialità, ci sono gli amici, ci sono i costruttori, c'è la gente, la festa va avanti e speriamo sempre in un futuro migliore di crescere sempre di più. Ciao! Fiduciosi come sempre, ho sempre creduto in questa manifestazione. Continuiamo la carrellata, un altro loscotipo, che questo sicuramente lo riconoscete, il signor Jerry Caronte. Manifesta, no. dici cosa ci vuoi raccontare di questa manifestazione? Io sono la quarta edizione questa che sono qui. Incontro sempre dei personaggi qui che sono di famiglia, li conosco tutti ormai. E spero soltanto che Leonardo vada avanti a portare avanti questa edizione, perché secondo me è il più bello, il più puro evento biker del sud Italia. Secondo la mia esperienza 35ennale posso dire solo questo. E oltretutto io devo ringraziare per l'ospitalità dei calabresi. Tra l'altro anch'io sono di sangue calabresi perché vengo dall'Aspromonte, ma quando vengo qui mi sento a casa e per questo devo ringraziare un po' tutti. Poi guarda caso quest'anno per la prima volta mi incontro un mio vecchio collega di Customizer, che è Enrico Marinelli, che ho sempre stimato nella mia vita. Il nostro collega, perché dietro a questa fotocamera c'è qualcuno. L'ho sempre stimato e trovarmelo qui mi ha fatto un grande piacere. Poi abbiamo pranzato insieme, abbiamo avuto modo di parlare perché era qualche anno che non ci vedevamo. Ribadisco il mio rispetto per lui e spero che in tutti gli anni possa essere qui vicino a me per dare supporto a Leonardo, che ci dà la pelle per poter dare alla Calabria qualcosa di buono nel mondo biker. Dì la tua adesso. Aspettiamo te, Enrico, aspettiamo te. Io dico che è veramente un bel evento. Finalmente un evento non fatto in strutture chiuse, ma all'aperto, assaporando quello che è il mondo bikers, cioè vivendolo nella maniera più pura possibile. Vedo che c'è bella gente, si stanno divertendo. Speriamo che il tempo ci accompagni ancora un altro poco. E poi la cosa più bella è rincontrare vecchi amici che non si vedono da un po' di tempo, divertirsi, vedere belle moto, perché ci sono molti customizer validi. Alle spalle di questo telefono abbiamo il mitico Angelo Di Low Special Parts, che ringrazio, sei troppo buono. È veramente un nostro caro amico e questa è una cosa che ci fa crescere, anche perché il sud è diventato una realtà ormai e siamo forti. Ci sono veramente belle menti che riescono a produrre dei custom ad un certo livello. Non abbiamo niente da invidiare a tutto il resto dell'Italia, ma forse anche del mondo, perché prepariamo veramente belle moto. Siamo sempre un passo quasi avanti a tanti altri e vi invito a partecipare a queste fiere che abbiamo nel sud Italia, non solo per quello che c'è, per la gente che incontrate, ma soprattutto per i posti che visiterete che vi faranno innamorare. Vi ringrazio tutti, è stato un piacere stare con voi. Voglio salutare Jerry ancora una volta, che ci ha dato la possibilità di stare assieme qui in questo momento. Forse non lo conosce Mimmo. No. Enrico, tu lo conosci Mimmo? Sai chi è Mimmo? Mimmo è un personaggio di Lamezia,
ma di vecchia data, che è stato 4-5 anni a lavorare nella mia azienda, forse ritorni qui e fa la customizzazione, cerca di far contento tutti i biker che hanno dei problemi. Ok, Mimmo, io per me è uno di famiglia, sì, perché è stato 4 anni con me. E quei 4 anni a me mi ha dato l'impressione di avere un parente in più. E quando vengo qui a Sibri e mi incontro uno come Mimmo, dopo un anno che non lo vedo, a me mi apre il cuore. Io potrei cosa cazzo fai qui? Dai, tu, preparati. Allora, innanzitutto sono... Non dire cazzate però, di fare sempre. No, la verità. Dai Mimmo, sciogliti. Sono venuto a trovare zio Gerry perché siamo affezionati. E poi tu. Gli altri amici belli, tosti. Uno è il presidente. A me lo ti piace. Sì. È schifo ragazzi, dai. No, però volevo dire un'altra cosa. Mimmo è di una categoria un po' esuberante, un po' particolare, che io gli voglio un bene dell'anima, lo sei voluto bene, ma io volevo presentare la sua compagna, se può venire qui vicino a noi, che è stata la sua salvazione. Ottimo, mettiamo tra virgolette qui, questo è stata una ragazza che io col tempo ho capito effettivamente che a Mimmo gli ha dato la salvazione, diciamo la benedizione, perché è cambiato. Si è voluto essere gentile. È cambiato. Oggi, dobbiamo ringraziare lei. Si può sempre diventare migliori. No, dobbiamo ringraziare. Uno ci prova però. Dobbiamo ringraziare Antonella che l'ha portata nella retta via. Poi abbiamo qui. Non sono una suora. No, vabbè, no. Poi abbiamo uno sposa la causa. Poi volevo dire che abbiamo qui Andrea, che è un grande amico di vecchia data, e che volevo che dicesse due parole. Siamo anche lui. Prima di tutto comunque da sempre qui sul territorio, amici, fratelli di Gerry, di Mimmo, che secondo me è il miglior meccanico di Sud Italia in assoluto. Ma poi siamo un club, come vedete dai miei colori, ma vogliamo soprattutto dare un messaggio, che noi non siamo un club MC1% come fino ad oggi è trasparito dalle nostre toppe. Noi siamo invece delle persone che lavoriamo, ci guadagniamo da vivere, non siamo dei fuorilegge, anche perché l'1% nasce, ma siamo 1% perché siamo persone che utilizzano la propria forza al servizio dei più deboli, e vorrei che per una volta cambiasse questa ideologia dell'1% come della persona da evitare, che sia un fuorilegge, invece della persona da ammirare, che mette al servizio la sua forza, il suo essere forti, grossi, al servizio dei più deboli. Noi siamo questi e lo siamo sempre stati, e vorrei che oggi sia questa cosa ancora palesata una volta per tutte. Io volevo dire un'altra cosa alla fine, dopo avervi presentato anche Andrea, che come ho detto è un vecchio amico, è una gran persona che io stimo moltissimo, volevo anche aver l'onore di avere qui vicino l'organizzatore di questo bellissimo evento del Sud Italia, dove sta creando le condizioni per i biker di poter partecipare in un vero raduno, non un raduno commerciale, ma un raduno di veri biker. E lui è quello che ci sta portando su questa strada. E io, tutti gli anni, dal primo anno che vengo qui, vengo in supporto perché so che lui fa le cose veramente bene per i biker. Adesso volevo che parlasse lui perché ma ha già parlato e già ci ha illustrato bene lo svolgimento della fiera. Volevo finire con gli voglio bene. Cosa devo fare? Questa è la cosa più bella che tu potevi dire. Sai perché? Perché io sono un calabrese, io vengo dall'Aspromonte, e quando vedo che in Calabria ci sono dei personaggi che si mettono in mostra a livello nazionale e portano, diciamo, lo scettro della Calabria in giro per l'Italia, a me mi fa solo onore. E quando vedo un organizzatore che sta facendo le cose per bene qui in Calabria, mi fa onore anche questo. Ed è per questo che io, finché farà questo raduno, e io spero che lui andrà avanti nel tempo, perché penso che ha solo da ingrandirsi. Io sarò sempre presente. Grazie Gerry, un altro onore. Saluto a tutti, ciao. Allora, io continuo e faccio ancora una panoramica per quanto riguarda questa quarta edizione del Full Sibari Bike Show.
Questo è il primo collegamento, questo è il. Questo è il bike show, ragazzi. Queste sono le moto che parteciperanno questa sera, quindi alla selezione, quindi alla classifica, alla selezione. Tante moto, tante bellissime moto. Continuo questa passeggiata tra queste opere d'arte, perché le definisco così, mi faccio un po' di pubblicità. Queste sono le mie moto che partecipano, le mie due motine, quindi due sponsor, due special. Continuo ancora, ci sono già tante belle persone qui. E saluto tutti, ciao ragazzi! Ciao. Siete bella, in diretta TV, salutate ciao. Tutti, fatemi fare bella figura! Ciao, ciao bella, ciao! Guarda come sono belli, sembrano brutti, però sono buoni, sono buonissimi! Ancora altre moto da mostrarvi. Ecco qua, ci sono vari sponsor, ci sono varie cose, ci sono gli stand. Eccole qui. Wow, abbiamo anche via di San Avellino, che è uno dei sponsor ufficiali. Motorcycle Storehouse che è qui, Bagas Life, un pochettino tutto. Allora, vi dico che è arrivato il momento di salutarci. Io vi saluto. Sono Angelo Lobo Caliendo, titolare di Low Special Parts, onorato di essere stato con voi in questa diretta TV. Vi saluto, a più tardi sicuramente ci ricollegheremo. Ciao! Buonasera a tutti, siamo ancora in diretta su Neuro TV. In collegamento da qui, dalla Calabria, al Sussibari Bike Show, la quarta edizione. Vi faccio tra poco una panoramica per quanto riguarda la situazione e l'affluenza delle persone in questa splendida serata. Vi rinnovo il saluto, amici di Neuro TV, vi faccio una panoramica di tutto, se riesco a trovare il tastino preciso, eh. Hola, questa è la location bellissima, questo è il bike show, e questa sera ci saranno le operazioni verso le 22:30, la moto più bella, quindi nelle varie categorie. Vi ricordo ancora, siamo qui a Valle Piano, in Calabria, provincia di Cosenza, centro sportivo polivalente, quarta edizione del Sussibari Bike Show. Sono alla ricerca di Gianni Caronte, che mi cercava per questa diretta, e mi sembra di averlo intravisto lì. Eccolo qui che lo becco, ragazzi. Fate un saluto che siete in diretta TV. Buonasera a tutti. Un pubblico variegato, famiglie, tutti buona serata, siete in diretta su la TV. Il signor Jerry è qui, lo cercavate? Sì. Mi dici qualche altra cosina per questa serata, perché poi dopo andiamo da loro. Cosa vuoi che ti dica? Adesso si sta facendo buio, la gente sta arrivando in... diciamo in gran numero e cominciano le danze, perché adesso comincia la musica, cominciano le ragazze, le donne, le donnine, le ragazze, le donne immagine, e poi nel frattempo che cominciano qualche birrettina non fa male, no? No, la birrettina basta che poi la guida sia di quella sicura, dei giusti limiti. Assolutamente sì, poi guarda, qui non trovi questo raduno dei turisti o dei compratori di tappeti, qui trovi dei biker, e questa è quella cosa importante. I biker sono duri, mi accompagni, mi dici dove sono gli amici che dovevamo intervistare, che ci tenere così tanto. Ok, io proseguo questa passeggiata tra le persone, tra la gente. Incomincia veramente una buona affluenza in questa serata, salutate. Eccomi qua, siamo qui, ecco qua, ho trovato. Buona serata, buonasera a tutti. Ciao! Sei in diretta, di quello che vuoi. Questi sono gli amici dei chapter dei Due Mari, che sono dei grandi amici, di cui sono dei componenti di diversi paesi, di Serra San Bruno, di Oppidomertina, Serra San Bruno e altri paesi di limitrofi. Mi fermo qui a scambiare quattro chiacchiere con queste persone meravigliose. Allora, raccontatemi e ditemi tutto. Siamo in diretta su Sì. Noi siamo dei Joggers, siamo del Due Mari Chapter, un chapter che raggruppa, è nato in Calabria, ma diciamo che ora è stata appoggiata alla concessionaria della Davidson di Messina, perciò facciamo parte
delle 5 province calabresi e di Messina, l'unica provincia siciliana. Portiamo avanti lo stile bikers come tutti quelli che sono qua stasera. Ci piace condividere questi momenti di gioia con i motociclisti. Loro sono da cazziare perché sono senza gilet. Ma dai, fa nulla, dai, sono perdonati. E niente, giriamo, ci piace vivere questa esperienza, questa passione, perché con la nostra Harley prima di tutto. Va benissimo. Non sono motociclette, ma sono Harley, vero Gio? L'Harley è un altro segmento, si ricorda la fa. E niente, siamo felici di essere qua con tutti voi. Vi salutiamo ovunque voi siate. Un bacione dal Due Mari Chapter. Volevo aggiungere che loro sono il gruppo dei chapter e degli occhi i più importanti che sono nel territorio calabrese, quelli che fanno dei raduni meravigliosi, dove io ho avuto l'onore di esserci, di parteciparci. E devo dire che sono dei ragazzi che sanno come gestire un raduno, sanno come muoversi, perciò quando faranno, in che data lo fate il raduno? Lo faremo a ottobre. Fanno vedere. 20-21 ottobre. Quest'anno, sì. Quest'anno allora, ci spostiamo in Sicilia. Ottimo. Perciò chi vorrebbe partecipare? Vi pregherei tutti di partecipare, perché Serra San Bruno è un paese in cima a una collina dove è caratteristico e troverete delle persone amiche, li troverete a casa vostra. Comunque Gerry, vi scusa di venire. Non solo Serra San Bruno, tutta la Calabria è bella, sì, che ma tutto il sud Italia è bello, ragazzi. Serra San Bruno è bello. Beh, no, facciamo. Non è San Bruno, no, è in Sicilia, l'ho detto prima. Ah, è Sicilia. Bon, allora io vi saluto, vi lascio le vostre cose, faccio un altro giro, un'altra carrellata, così intervistiamo qualcun altro, ci teniamo in collegamento. Comunque, se volete venire 21-22 settembre, www.duemarichapter.it e saprete come fare. Un ciao. Grazie. Vi auguro il meglio. Vi aspettiamo a settembre. Ciao a tutti, buona serata. Io proseguo la passeggiata tra le persone, cerco di cogliere qualche personaggio particolare. Vediamo qui. Che giriamo ancora così. La location è veramente stupenda quest'anno, cambiata dalle tre precedenti edizioni, quest'anno è veramente particolare. Boh, dai, ci sono anche i track quest'anno, quindi vi faccio vedere il bike show che vi ho detto prima, gestito dall'INC, Italia Motorcycle Championship. Cos'altro dirvi? Vi lascio una buona serata qui dalla Calabria, dal profondo sud, da questa realtà del sud Italia. Vi lascio un saluto immenso da Angelo Lo Caliendo a tutti voi di Neuro TV. Alla prossima.